Cari iscritti, eccoci in questa nuova puntata della Tech It. Oggi non mi trovo in compagnia di Snoop Leox, ma bensì da solo, poiché Snoop Leox, dopo vi farò vedere a fine video, su, forse, non lo so perché ho da fare, non c'è da 2-3 giorni su corse. Non riesco a contattarlo perché neanche Skype funziona. Intanto vi sto facendo vi sto spoilerando un casino di roba. Lì c'è funghi fungosi. No, non c'è l'Optifine. C'è funghi fungosi lì giù, nel caso mi servissero dei funghi. Intanto sto andando a 25 fps. Wow, Dickstory è proprio una bestia. Intanto potete vedere della minimappa che ho allargato un casino. Casa, perché lagga così? Bla, ok. Quindi senza perderci in chiacchiere e routini, passiamo subito alle novità. I letti della Carpenters sono strani, anche perché quando andiamo a dormire, adesso scusate se cito un attimo, ma time set 0, no, night, vi faccio vedere soltanto una cosa, guardate che figo, si alza la coperta, perché qui è più basso, si alza la coperta, è fighissimo. In più possiamo colorarli come qualsiasi altra cosa, e questi qua li ho fatti con la Forge Microblocks. È tipo troppo figo lavorare con la Forge, con la Microblocks. La stessa cosa questa, che è una sedia, sì, credo che sia una sedia, ecco, mi sono seduto, funziona. No, in realtà è soltanto una sedia così, tanto per fare. Qui abbiamo l'Aludel, qui l'Aludel Base, l'Aludel Glass Bell, che è il crafting, cioè, guardate, Aludel, perfetto, ok, guardate, cioè, ditemi se poi è difficile. Due pezzi di pietra e sette di ferro, alla fine il ferro è difficile. E Glass Bell, dov'è il Glass Bell? Glass Bell, eccola qui. Quindi sono entrambi facili. E poi c'è il Calcinator, quello lì a fianco, che è una specie di pentolone che si fa. Sono tutti molto facili crafting. E a cosa serve? Questo non mi ricordo. E questo è, allora, questo praticamente serve per ottenere le polveri delle equivalent, che sono equivalent, perché in questa versione ancora non c'è, come si chiama, il ciccino, ciccetto, come si chiama, la transmutation table, e di conseguenza la transmutation tablet, cosa che non ho ancora fatto nella Futurecraft. Praticamente ci sono tre oggetti che adesso andrò a prendere. Allora, dov'è? Faccio un piccolo tutorial. Ferro, ora, sì, ora, vai, utilizziamo l'ora, e il diamante. Uno di questi tre oggetti, vedete che se faccio shift ha un valore 256, 2048, 8192. Perché faccio questa cosa? Perché a me servono le Ender Pearl. Siccome i mob non posso attivarli, mi servono le Ender Pearl. A me servirebbe la Minium Stone, che però non ha crafting. Scusate, non ha crafting, perché se faccio con tasto destro e premo R non ci sono crafting, ma si fa in questo modo. Perché se ci pensate costa 256, che per 4 non so quanto fa, si fa 2024. Però servirebbe la Minium Stone. La Minium Stone non ha crafting, l'unico crafting è con l'Aludel. Cioè bisogna prendere una Inert Stone, che non ho qui. Fatemi cercare così, guardate che figo, la comodità della cosa. Basta fare doppio clic e diventa giallo. Da adesso in poi possiamo aprire qualsiasi cosa, e ecco, vedete, si illumina questo. Illuminati, confirmed. Praticamente, ecco, la Inert Stone dobbiamo infonderla. Allora, vi stavo dicendo, questa, allora, ripartiamo, equivalente, ok. Il ferro ci dà la polverina verde, l'oro quella blu e il diamante quella rossa. Quindi noi tecnicamente dovremmo bruciare esattamente 8 diamanti. Infatti sono andato a raccoglierle, eh? Non pensate che me li sia ghivati, perché non, e non faccio queste cose. Perché c'è questa qui, messa qui, oppure questa qui, oppure questa. Dobbiamo bruciare 8 diamanti. Lo so che è un po' uno spreco, ma tanto i diamanti una volta dopo ci riferiranno, perché guardate dove diamond, basterà trovare tanto ferro, cioè tanto oro, e alla fine guardate dov'è, ehi, ecco,
Credo che... Sì, dopo saremo ricchi. Comunque, devo bruciare tutta questa roba. Ah, qui mi ci hanno messo un access terminal. Non prendiamoceli tutti, me ne prendo 8 per sicurezza, che ne so. E mentre questo qui cuoce, vi faccio vedere, perché è lunghi. Quanto ci vuole? Tantissimo. Vabbè, vi faccio vedere soltanto che quando ha finito di cuocere, perché dobbiamo sbrigarci, in questa puntata dobbiamo fare tutto, vedete, ci dà la minimum dust. Comunque, vi stavo dicendo, arriviamo a questa puntata a 15 like per per un nuovo video. Intanto sono ritornato nel Nether. No, questa qui brucia, vi faccio vedere, qui dietro, ah, intanto qui sembrano blocchi di oro, ma non lo sono, sono delle piastrelle. Perché i blocchi d'oro, guardate quanto sono dispendiosi, cioè i blocchi d'oro, alla fine sono blocchi di vetro dorati, guardate quanto sono dispendiosi, vuole il thickness che la scrive con questo, che si fa con quest'altro, quindi era lungo, ho deciso di farmi le... dove sono? Le cover, eccole, no, non è questo hollow, dov'è? Vabbè, eccolo. Golden Edged Glass. Che cavolo. Ah, vabbè, sì. Bisogna prendere la chainsaw che sta sopra. E ho fatto. Questa sarà la sala. Ovviamente se si rompe ce li ridà, guardate. Questa sarà la sala motori. Metterò tre tipi di ogni motore. Questa sarà la sala batterie, guardate. Questo contiene 20 milioni pieno. Questo 400.000. No, sì, 400.000. Sono entrambi pieni. Cioè, è una cosa assurda. Vabbè, a parte... cioè, lasciamo stare questa cosa. Io qui ho preparato il crafting di 8624 Logistic Paper Basic. Ce li prendiamo tutti, quindi arriviamo a 20, 30. Avevo contato già tutti gli item, non vi preoccupate. E in più qui dentro c'ho eccolo, i Logistic Chessic... cioè... cesso MK2. E cosa ci servono? Siccome ho visto un video di chi era Marcus Cron, quindi non vi arrabbiate se dico il suo nome, perché poi magari mi casca un fulmine in testa. Intanto andiamo a 25 FPS, quindi è una meraviglia. Quindi vi stavo dicendo che ho visto un video, magari ve lo lascio pure in descrizione, così gli faccio pure pubblicità, perché mi sta abbastanza simpatico, è il barbuto. Vabbè, lasciamo stare queste cose. Comunque, ha fatto un video in cui ha fatto vedere, nel suo mondo creativa, l'ibridazione tra il sistema dell'ME, ops, questo qui, ME, con la logistic. Per me è stata una cosa fighissima. Ecco perché voglio farlo pure io. Però, guardate un po'. No, qui sotto non c'è niente. No, non c'è niente, dai. Ok, quindi sbrighiamoci che... Ah, però non ci voleva. E niente, dobbiamo spaccare tutta questa parte. Intanto voi lo sentirete velocizzato. Posso fare una cosa? Ecco, una cosa del genere. Perché? Voglio collegarli, ci provo. Poi al massimo, se sbaglio, vado a rivedere il video. Un attimino. Cioè, metto in pausa e vado a rivedermi il video. Quindi, ah, intanto qui ho pulito. Se vedete, ho pulito tutta questa parte qui che era pienissima. Ed eccoci qua. Eccolo qui, intanto passa la macchina, c'è macchina. Dobbiamo collegare tutti questi cavi, così intanto mi ero craftato la Logistic Power Junction. Vabbè. No. No. Via. Via. Chi vi ha chiamati? Non è una festa per voi questa. Perché si unisco? Oh, lag. Non vi unite, non vi dovete unire. Non vi dovete unire. Che poi la lava entra dentro di voi e non esce più. Oh, che palle, mo veramente. Allora, vi volevo... No, non ve lo posso dire perché è ancora una sorpresa. Comunque, a parte che... Uè, ehi amico, da qui non esco più a sto punto. Mi famo così. Mi sono abbastati e anche avanzati, stranamente. Qui ci mettiamo un logistic... Chassis MK2 che però non funziona e non si attacca. Perché non si attaccano? No dai, oh. Veramente? Stiamo scherziamo? No dai, oh, veramente. Perché non ti attacchi? Metto un attimo in pausa e ci rivediamo tra poco. Allora, credo, ma credo dico, di aver capito leggermente il problema. Questo, la Redstone Furnace, c'ha l'uscita configurata. No, l'uscita è questa, perfetto. Quindi adesso si dovrebbe essere bam collegato. Quindi mettiamo questo qui, si collega. Che figo!
esce, perché gli abbiamo messo qui, guardate, dove, ecco qui, con la wrench abbiamo messo un provider e un item sync. L'item sync gli abbiamo messo default root, quindi tutta la roba che non ha destinazione viene dentro l'ME, e il provider module non ho fatto niente, perché serve per far vedere alla logistic cosa c'è dentro alla ME. Adesso vediamo un po' se funziona, cioè se sono arrivati dentro i 10 pezzi di coso. Penso di sì, quindi diciamo che funziona. Quindi yuppi, abbiamo completato, porca miseria, non riesco più ad uscire, il primo pezzo di questo video. Eh sì, perché pensavate che fosse finita, belli voi. Io sgobbo, arriviamo a metà video, perché sì, penso che sarà metà video alla fine, ed è già finita. Poi vabbè, l'allargherò il sistema. Ok, quindi buttiamoci via tutta sta roba. Sistemiamo l'inventario, il backpack, perché sta qui, voglio qui il backpack, perché è troppo bello. Allora, quindi basic logistic pipe mi sono avanzati e li metto qui. Intanto ho la turtle e marble block, qui dentro ho le cose utili, si chiama materiali utili, e dichiamo che potremo, credo, andare su, prendere il nostro, come si chiama, roba varia, alla fine uno ne è bastato, minimum dust, e qua dentro, scusate, ho dato una botta al microfono come non è mai successo, guardate che dobbiamo fare, no, poi ditemi se non è una stupidaggine, questo, con questo, guardate che figo, cioè no, è fighissimo. Ah, ovviamente quella cosa che deve risucchiare, come si chiama, che deve togliere dalla fornace, non lo farò soltanto alla fornace. Che figo, è pronta, bam 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 bam. Prendiamo 4 oro che non abbiamo, ho del pulverized gold, ma no. Ce l'ho del gold, no, come non ho del gold? Gold, dai, grazie Minium Stone, ti amo Minium. Ehi, uè, ciccino. Allora, prendiamo leggermente del ferro, quindi in realtà un gold ce l'abbiamo. Che è tutta sta roba, il sulfur, quindi mi servirebbero soltanto 8 di sta roba, sì, e torniamo a 15, che pillole veramente. Quindi andiamo a cuocere l'oro. Sì, loro, perché sono troppo belli loro. Ah, intanto, se l'avete visto, ho messo le luci, ho sistemato tutto intorno, vabbè, è troppo figo quello che ho fatto. Quindi mettiamo questo, togliamo questo, che tanto non serve più a niente, e torniamo qui, famo così, ok, famo così, e abbiamo un pezzo. Ah, ma si spreca pure? Cioè, con tutto quello che serve si spreca pure. E abbiamo un diamante, che però non era quello. Come si faceva l'ender pearl? Ender pearl. Ah, con 4 di ferro. Vabbè, intanto mi ripio un diamante, sentite. E prendiamo 4 di ferro. Sì, perché servono i 4 di ferro. Ok, ce ne servono per fare l'ender tank 2. Che pillole. Cioè sì, si servono due cose, quindi eccole qui, una e due. Chiudiamo. E in più ci servono le blaze rod. Come si fanno? Ah, tra l'altro è fighissima sta spada, me la voglio fare. Non si possono fare. Vediamo il costo, 1536. Troviamo il costo che abbia shift, perché così me lo mostra. 1536. 1.536. No. Stop un attimo, ci rivediamo tra poco. Ok, continuiamo. Non ho fatto praticamente niente. Ho aperto la calcolatrice per vedere sta cosa. Ma non so se la vedete pure voi. Rumore strano. Perché ho le cuffie. Comunque, il... era 1.536. Diviso famo, che ne so. 2.56. No, sbagliato, 2.56. Non te? 6. Cioè, quindi tecnicamente, siccome anche se non si potrebbe fare,
Dimo di sì, famo sta cosa. Non lo fate perché, allora, è leale perché nella calcolatrice mi dice ho fatto 1536, che sono le blaze, diviso 256. Oppure no, perché famo? Oddio, scusa, aia, l'orecchio. 1, 5, 3, 6, diviso, famo 1024. Uguale 1,5, a noi ce ne servono 8. Per 8. Ci servirebbero 12 lingotti d'oro. Cosa che noi non abbiamo. Aspetta, sì che abbiamo. Dov'è? Inert stone, no, come si chiama? Minium stone. Questa, 1, ce ne dà 4. Ci ce ne servivano 12. Quindi un altro diamante. So, se no famo 2 diamanti, che tanto si può sempre riprendere. Basta. Diamante via e famo poi. No, oh. Ah, no. Devo buttare via sto diamante. Mi dispiace diamante. Mi dispiace. Grazie macchina per passare nei momenti più cruciali. E quindi sì. Tecnicamente posso buttare via questi. Quindi sto in cheat. Blaze. Oh, io l'ho fatto, ma equivalente. Quindi 12 blades per no, che 12? 1, 2, 3, 4, via. Soltanto 8 me ne servono. E ricordatevi che questa cosa, allora, prima di tutto vi voglio spiegare, anzi ve lo spiego a fine video, e via questi 12 lingotti. Quindi adesso posso pure chiudere la calcolatrice. Ormai è quello che mi serve. Rimettiamoci in recipe. Perfetto. E ho queste. Quindi fatemi vedere. Allora, perché sto facendo tutto questo casino? Per l'Ender Tank. L'Ender Tank per me servirebbe, vabbè, l'Ender Tank è più utile in questo momento. Mi serve un calderone, un pezzo di lana, io ne ho due, e due ossidiane. Io direi che potremmo farlo nel prossimo episodio. Adesso vi spiego perché mi serve questo. Perché non posso stare sempre a fare avanti e indietro per il magma crucible. Anche perché, anche se ci vuole tantissimo, l'energia dopo un po' sparisce. Quelli non possono essere all'infinito, quindi nella prossima puntata, guardate che famo. Nella prossima puntata, guardate che mi faccio. Intanto li appiccico qui. Nella prossima puntata devo fare crafta 2 ender tank Hank, 2 ender tank e agganciali ai come si chiamano? Magmatic. Poi crafta 2, questo sarà bellissimo, jet pack, no, beh, jet pc, perfetto, jet pack, uno per me, uno per Snoop, perché non può rimanere senza, 2 jet pack T1, perché non mi ricordo come si chiamano, quindi T1 sono i primi, poi ve li faccio vedere. E poi vediamo un po' cos'altro potrei fare. E che ne so. Ah, avevo detto, perché volevo farlo in questa puntata ma non c'è tempo, crafta 2 o 3, crafta 2 barra 3, come si chiamano, un K storage, storage della M. Quindi queste qua saranno le tre missioni della prossima puntata. Commentate, iscrivetevi e alla prossima puntata con Ricky Splash HD. Ricordatevi 10.000, no, che 10.000, che cavolo dico, quanto avevo detto, 15 mi piace. Ciao. Silk Touch ce l'ho io. Non so quanto sta il video, spero ancora poco, tanto poi lo andrò a editare.